Partirà con l'asporto e con la consegna a domicilio il prossimo 10 aprile nelle 31 località interessate della provincia di Pesaro Urbino la 38esima edizione dei weekend gastronomici di primavera. Il lancio di uno dei progetti più importanti della Confcommercio Pesaro Urbino, che tra i principali partner per l'iniziativa vede Eracom e Riviera Banca, avviene in un momento delicato e di difficoltà per il settore della ristorazione locale e non solo. Obiettivo del progetto è infatti quello di supportare i ristoratori nel periodo a cavallo della ripartenza, promuovendo inoltre il territorio in cui questi si inseriscono. Per fare ciò, all'interno della guida sono stati inseriti e valorizzati anche i 13 comuni, con le new entry di Tavuglia e Sasso Corvara Auditore, che fanno parte dell'itinerario della bellezza, altra iniziativa chiave della Confcommercio pesarese. Sapevamo che era un momento molto difficile, anche con le chiusure dei ristoranti, ma abbiamo ritenuto di dover comunque fare l'iniziativa, il 38esima edizione dei weekend di primavera. E l'abbiamo fatto e deciso per tre motivazioni. La prima come sfida al governo. Il governo ha deciso dei provvedimenti di chiusura che noi non condividiamo, contestiamo, perché è un settore sicuro, è un settore che non merita questo comportamento da parte del governo. Auspicavamo una riapertura rapida dei ristoranti, questo non è avvenuto e quindi noi abbiamo voluto farlo per dimostrare che noi ci siamo. Nelle prime domeniche ovviamente sarà necessariamente con l'asporto e col delivery, poi quando ci sarà la possibilità di riaprire i ristoranti ovviamente invitiamo, questo è il secondo motivo, invitiamo i consumatori a prenotare nei ristoranti per dare una mano a questo comparto. Il terzo motivo è che non potevamo lasciare da soli i ristoranti nel momento della ripartenza, perché comunque la ripartenza ci sarà e sarà proprio a cavallo di questa iniziativa dei weekend gastronomici, e quindi appoggiare attraverso una grande comunicazione, una campagna promozionale, la ripartenza e la presenza nei ristoranti di tanti consumatori che apprezzeranno i menù che i 46 ristoranti partecipanti hanno proposto, con dei prezzi assolutamente promozionali, come sempre, come la tradizione appunto dei weekend gastronomici. Traguardo molto importante, soprattutto in questo momento di pandemia che ha messo in crisi tutte le aziende, vuol dimostrare che la Confcommercio anche nei momenti più difficili è sempre in aiuto e cerca di il miglior modo per poter uscire da queste crisi che colpiscono le imprese e soprattutto tutti gli operatori turistici. Credo che la nostra salvezza sia questo, sia di poter riaprire e lavorare. Quando si comincia a lavorare comincia anche a girare l'economia e pian piano secondo me si ritorna anche alla normalità. Questo 38esimo weekend gastronomico della primavera è nato soprattutto all'insegna di regalare uno spirito di fiducia ai ristoranti, perché sapevamo benissimo che dal 10 aprile in poi nessuno poteva garantire niente. In questo momento addirittura si pensa all'apertura a maggio, quindi voglio dire è solo dare un segnale di speranza. E l'unica cosa che possiamo fare adesso per Pasqua, che si stima che i consumi sono 7 miliardi che Pasqua muovevano, che sono annullati, che l'unica cosa che possiamo fare è l'asporto. E ripeto, l'asporto per noi è niente, una briciola, voglio dire. Poi per chi riesce a farlo, perché soprattutto se io penso ai piccoli borghi che sono citati lì, qualcuno non potrà fare assolutamente niente. L'unica cosa che ci rimane è sperare che tutto questo passa molto velocemente e che qualcuno veramente in questo momento pensi a noi e ci aiuti anche economicamente a superare il momento.